Ci siamo, vediamo se siamo partiti. Sì, sei partito live, vai da 8. Perfetto. Ciao a tutti. Oggi con questa live siamo insieme ad Alessia. Ciao Alessia, Alessia Polizzi, Ciao, che ciao a tutti. è una guida turistica che opera a Palermo e che molti di voi conoscono. Con lei cerchiamo di capire. In questo periodo così, diciamo, turbolento e critico, come si fa per cercare di rilanciare un settore che è tra i più colpiti da questa crisi da Covid-19, che è quello del turismo, praticamente si è fermato. Alessia, intanto volevo chiederti tu come arrivi a diventare guida turistica e come hai scelto questo lavoro, com'è e perché? Ma allora, attualmente per diventare guida turistica non c'è ancora una legge a livello nazionale. Il quadro normativo è abbastanza vago, quindi attualmente ogni regione si organizza da sé, con concorsi regionali che prevedono una laurea, più o meno triennale, o addirittura, vi sono ancora delle regioni in cui è possibile accedere alla professione con il titolo di diploma. Quindi si sta lottando da vari anni per chiedere comunque l'istituzione di una legge nazionale che possa regolamentare tutto il comparto, quindi tutta la categoria delle guide turistiche, per far sì che esista un concorso nazionale, poi con specifiche a livello territoriale. Nel mio caso il concorso è stato fatto nel 2014, dopo che erano anni che si aspettava questo concorso nella regione Sicilia. La Sicilia è tra le poche regioni italiane dove per fare la guida turistica devi comunque essere laureata. Dal 2014 in poi è un po' tutto cambiato perché insomma, le regioni si sono organizzate un po' con corsi privati, c'è stata la corsa al patentino facile, quindi ci siamo trovati comunque in una situazione abbastanza caotica. E la pandemia ha dato poi il colpo di grazia perché si è tutto arrestato nel momento in cui il governo finalmente, forse, si stava organizzando effettivamente per sistemare un poco questa legge. Regolamentare il settore. Vabbè, senti, a Palermo però negli ultimi anni il comparto del turismo è un comparto economico importante, cioè avete lavorato. Certo, diciamo che noi abbiamo contribuito proprio tanto all'economia della regione, che oggi il turismo è il vero motore economico della regione siciliana, che dovrebbe puntare tutto esclusivamente su questo. Comunque, dovrebbe investire molto di più, proprio perché negli ultimi anni la Sicilia ha goduto di questo rilancio economico, si è lasciata alle spalle un poco i vecchi pregiudizi. Il 2020 si profilava come un anno di boom economico, comunque di continua ascesa, ecco, un'ascesa che era stata avviata già negli anni precedenti. Quindi per noi è stato, per noi e per tutta la filiera del turismo, perché a noi noi siamo collegati a tanti operatori, insomma, è stata per tutti una battuta d'arresto abbastanza pesante. Schiena dritta, testa alta, ci riprenderemo. Dai, voi Ah, state, assolutamente sì. avete riflettuto su questo momento, mi hai Sì. detto insieme ai colleghi, insomma, che cosa avete cercato di focalizzare per riprendere? Allora, fino a stamattina abbiamo fatto una bella riunione con tutti i soci dell'associazione GTA Palermo, guide turistiche autorizzate, ed è emersa la volontà di attuare nell'immediato, o comunque appena la situazione sarà un po' rientrata, ecco, l'emergenza sarà un po' rientrata, tutta una serie di strategie di comunicazione, per rilanciare il territorio. Pensiamo a unificare un po' i servizi, quindi legarci a strutture ricettive, a bar, ristoranti, in modo tale da offrire al turista già un pacchetto, preconfezionato, invogliandolo chiaramente a scegliere il nostro territorio, per le prossime vacanze. Strategie di comunicazione, chiaramente diciamo qua sfondi una porta aperta con me Sì. che insomma devono fare rete appunto con tutti i diversi, è inutile che andate in ordine sparso o in maniera
struttura e Assolutamente sì. settoriale perché impiegate molto più tempo. Se riuscite a fare rete, se si riuscisse a fare rete tra i vari operatori turistici, sarebbe una cosa molto più interessante e più veloce. Io nel frattempo ho messo il link al sito della GTA, così volevo ricordare a chi ci segue che se volete fare domande potete nei commenti e noi vi risponderemo subito, anche dopo, insomma, quando vedrete questa Esatto. live in differita, non ci sono problemi. Voi lavorate con contatti diretti, nel senso che sono direttamente i turisti che riescono, diciamo, a intercettare un vostro strumento online, oppure anche con agenzie o solo con agenzie? Cioè, come è strutturato il vostro lavoro? Anche qua c'è molta libertà, diciamo, nell'organizzazione. Alcune di noi guide, soprattutto le generazioni più giovani, hanno ormai adottato l'uso di un proprio sito web. Quindi c'è chi si muove con il proprio sito web, come nel mio caso, ne ho No. due, che chiaramente ho cercato di No, affidare a delle web agency. Per cercare appunto di salire di posizione su Google, dove il mercato e la competizione è ampia. Chiaramente, essendo libere professioniste con partita IVA, molte di noi lavorano anche con agenzie, tour operator, strutture di tutti i tipi. Quindi, diciamo, la filiera è tutta compresa in questa organizzazione, perché il turista può arrivare da ogni parte. Chiaramente ci rendiamo sempre più conto che la comunicazione social è ormai fondamentale in questa gara, insomma, tra di noi, e quindi diciamo che cerchiamo quasi tutte comunque di affidarci a delle persone più competenti che quantomeno ci possano guidare nella scelta di una strategia di comunicazione. Ecco. Noi abbiamo le idee molto spesso, ma non sappiamo come applicarle e attuarle. ah, è interessante perché diciamo invece C'è che no, molto fai da te, vuoi dire? come? Vuoi dire che c'è molto fai da te anche in questo? No, qua diciamo, infatti, uno degli obiettivi di queste live, diciamo che un po' è anche per capire che cosa si muove attorno a diversi comparti, sia di ordine sociologico che economico. Sì. Ma diciamo che rispetto a quello che è l'obiettivo, insomma, delle live, è quello di far capire alle persone che in realtà la gestione della comunicazione non è una cosa che può funzionare con il fai da te, perché a partire da Facebook è uno strumento che viene definito, io definisco facile, ma non è semplice da utilizzare, cioè per ottenere veramente degli obiettivi ci sono delle strategie da applicare dietro che chiaramente non sono alla portata di tutti e non lo possono essere, non perché diciamo, c'è qualcosa di segreto, ma chiaramente io non posso fare la guida turistica perché non ho studiato per fare la guida turistica, così come non posso fare altre cose, viceversa, diciamo, attivare gli strumenti di comunicazione o intercettare le ricerche, le intenzioni degli utenti che approdano su Google per individuare quindi un prodotto legato al turismo, come può essere un tour, un food tour a Palermo, una visita guidata alla Valle dei Templi, qualunque cosa, riuscire ad intercettare questo genere di ricerche con la SEO, dico, su Google è un'attività che richiede tempo, È molto lunga. impegno, diciamo, tecniche da applicare, insomma, è una cosa, appunto, è un lavoro, una cosa complicata. È un peccato, ma questo non per il settore del turismo, che forse in relazione a questo genere di attività è uno dei più attivi, perché voi l'avete capito. Sì, però secondo me come... Vai, vai. Dimmi. No, dico come Sud Italia, forse come anche Regione Sicilia, l'imprenditore ancora non ha ben compreso l'utilizzo dei social e l'importanza dei social. Io quello che noto anche tra i colleghi è la paura proprio del social, la
la difficoltà proprio non solo nell'utilizzo, ma anche nella sfida che il social poi ti mette davanti, perché chiaramente ci metti la faccia, cioè è un scenario proprio in cui devi chiaramente scommettere su te stessa, sull'utenza che puoi raggiungere. E quindi qua è ancora difficile, diciamo, fare leva sulla comunicazione o comunque investire, ecco, sulla comunicazione. Non lo so, da altre parti non lo so, penso che già a Milano, per esempio, la cosa sia un po' diversa. No, al nord chiaramente un'attività, questo genere di attività legata alla SEO, al social media marketing, è molto competitiva. Ci sono mo agenzie molto grandi che curano gruppi industriali, editoriali, insomma, rilevanti, che insomma, fanno un'attività importante. Al sud, anche al sud ci sono agenzie, ma la difficoltà nasce proprio da una forma mentis, cioè capire che il mercato online è un mercato complesso, e ci sono delle quote che tutti possono raggiungere e che invece si precludono, e questo specialmente rispetto al rilancio necessario dopo questa fase di stop per diverse attività, prendere in considerazione l'investimento necessario per questo genere di attività diventa predominante. Ma guarda, assistiamo a delle cose, insomma, veramente un po'. C'è per esempio tutto un settore che è stato ed è in questo momento proprio specifico assolutamente trascurato, che è quello della consegna a domicilio e della spesa alimentare. Pochissimi sono attrezzati, quelli che sono attrezzati sono andati, non riescono a soddisfare le richieste, chiaramente, perché attraggono tutto il traffico, ed è impossibile riuscire a soddisfarlo tutto. Mentre ci sono gli altri che invece non sono assolutamente preparati, ma non parlo io delle piccole, parlo della grande distribuzione organizzata, cioè non hanno capito e non sono nelle condizioni di poter sviluppare questa quota di mercato, questo mercato che invece Diciamo diventa che è anche complesso in questo momento perché secondo me molti di noi, non avendo chiaramente guadagnato in questi mesi, è difficile che riescano comunque a investire nella comunicazione o in una strategia marketing proprio perché non hanno guadagnato. Quindi forse dovrebbe esserci anche uno sforzo da parte delle web agency per chi lavora nel turismo e magari proporre dei pacchetti, dei contratti al contrario, nel senso io ti aiuto nella strategia non appena guadagni. Chiaramente il guadagno mi rientra perché proporre, diciamo, ad alcuni comparti che attualmente sono andati in lockdown veramente e di pagare le web agency per riattivare il turismo, la propria figura, tutto quello che sia, risulta veramente complicato. Io, per esempio, mi trovo in questa circostanza. No, ma io non parlo. Allora, una cosa è il piccolo soggetto come te, insomma, la singola guida turistica, che tu sei anzi un esempio da prendere in considerazione per gli altri che sono più grandi. Parlo di soggetti imprenditoriali di una certa rilevanza che loro per primi si precludono questo genere di attività. Tu fai Ah, passi certo. avanti, tu hai già due siti, c'è cioè una pagina Facebook. Cioè una certa attività, la live, una certa attività, diciamo, di sommovimento, ma non è che Sensazione. può venire da te, nel senso che noi siamo, sei un soggetto, cioè tu fai la guida turistica, sei a partita IVA, quindi diciamo che è la cosa, cioè puoi fare l'investimento, ma anzi, e lo fai, è un investimento che arriva fino a un certo punto. Io parlo dei grandi gruppi organizzati che non lo fanno, cioè non sanno cosa sia il web marketing. Non lo sanno perché non vedo niente, quindi non si vede niente cercando in rete, e invece Ma è perché secondo me importante. anche la comunicazione di queste strategie non è facile, forse il linguaggio risulta ancora per molti ostico. Io ti ripeto, l'esempio lo ho molto spesso con i miei colleghi,
che non, cioè per avvicinarsi a questo mondo ci vorrebbe anche un modo di comunicare questo mondo in maniera semplice, perché molti di noi magari hanno avuto la volontà, come nel mio caso, molti magari la volontà non ce l'hanno perché partono da una negatività o comunque da un giudizio che si è precluso, ecco, un Sì, giudizio un chiuso. pregiudizio, sì. Un pregiudizio, esatto, e quindi alla fine non riescono neanche ad avvicinarsi a questo mondo. Certo. Senti, per tornare alle tematiche del turismo, chiaramente, allora, il governo ritiene di dover prolungare il lockdown, la data si sa già, il 18 aprile, quindi fino al 18 aprile resteremo a casa. Dal 18 aprile le cose potrebbero cambiare, ma non è sicuro. Noi chiaramente ci auguriamo che cambino il più presto possibile, perché questo significa che abbiamo agito bene, il pericolo è cessato e possiamo ritornare alle nostre attività. Però c'è un problema che riguarda non soltanto l'Italia, ma che riguarda i paesi esteri. Non sappiamo quello che avverrà in Spagna, piuttosto che in Francia, in Germania, in Inghilterra, negli Stati Uniti d'America. Ci auguriamo sempre il meglio. Ma per cercare di far qualcosa, di fare marciare, diciamo, la stagione fino a fine anno, probabilmente si dovrà puntare sul turismo interno, no? Può Sì, io essere una strategia penso, questa? secondo le statistiche che hanno fatto tutti quanti, noi rimarremo a casa probabilmente per tutto il 2020. Forse si riuscirà a recuperare la seconda parte della stagione, quindi da settembre in poi. Ad ogni modo sarà un turismo, diciamo, circoscritto alla regione Sicilia, perché non credo che facciano o che riaprano comunque i trasporti o i voli aerei dalle altre varie nazioni. Per cui sicuramente si dovrà capire come far muovere il fronte orientale verso il fronte occidentale e viceversa, il centro Sicilia con i due estremi, e forse anche, non lo so, proporre un turismo scolastico, però tutto dipende chiaramente da cosa ci dirà l'OMS, da cosa ci diranno i vari ministri della salute, protezione civile e quant'altro. Quindi attualmente per noi è proprio difficile fare previsioni, cioè pensiamo sicuramente a un turismo interno, dove per me interno significa regione siciliana, non significa italiano, perché credo che da settembre in poi non ci sia ancora questa possibilità di viaggiare a livello nazionale, però diciamo che il problema delle guide turistiche è un problema grande, perché in tutta Italia loro contano circa 25.000 guide turistiche. E poi ci sono da inserire tutte coloro che non hanno partita IVA ma sono ritenute da conto, quindi siamo forse molte di più. Quindi bisogna copriamo una fetta molto grande, quindi bisogna capire ora come gestire tutte queste persone che hanno famiglie, mutui, affitti e comunque una carriera Certo. bloccata. Il governo ha predisposto degli strumenti, cioè, di sostegno al reddito anche per voi. Credo che partiranno già da domani, oggi è 30, martedì si può fare richiesta sul sito dell'INPS. Speriamo che le procedure burocratiche siano veloci, così come hanno assicurato. C'è un intervento diretto a voi, proprio alle guide o al comparto del turismo da parte della regione siciliana? Ma come federazione guide abbiamo, credo che si siano tutti organizzati comunque a livello italiano per chiedere proprio un decreto specifico per il comparto turistico. Quindi non so se aprile cambierà qualcosa. Aumenteranno forse questo reddito? Chiaramente non sappiamo fino a quando il governo potrà erogarlo, perché chiaramente per noi si prevedono molti mesi in questa maniera. Quindi è tutto, secondo me, in fase di studio e di elaborazione. Ci stanno aiutando come possono. Io non mi lamento, nel senso che capisco qual è l'emergenza e capisco anche di essere in Italia dove il budget è comunque limitato. Quindi l'importante è bisogna essere realisti, secondo me, poi a un certo punto. Dimmi, dimmi. No, dico, nel frattempo studiarsi, ecco, strategie, cercare di essere vive, facendo capire che la nostra presenza non è scomparsa, e per Ma questo stiamo se pensando. io fossi, se io fossi assessore al turismo della regione siciliana, all'indomani appena insomma,
all'indomani di un chiarimento, di una schiarita rispetto ai tempi, alle modalità, la prima cosa che farei sarebbe un incontro con le organizzazioni di categoria esclusivamente, ma proprio io partirei dalle guide, cioè da chi si occupa di ricettività e accompagnamento, per capire bene quali sono le vostre esigenze e elaborare uno strumento di intervento unico, cioè a livello apicale, che sia regionale, al quale tutti fare riferimento, ma non però con le agenzie dei cugini, cioè con cose. No, guarda, ti posso dire che attualmente io sono nella chat con altri esponenti, c'è il presidente della mia associazione, che ora è presidente di federazione, e c'è anche l'assessore al turismo Mario Messina. E devo dire che comunque sono molto attivi, si sta studiando un bel piano di azione dove si agisca tutti insieme. Quindi l'assessore comunque da questo punto di vista è molto molto vicino a noi, molto attivo e sta cercando proprio di venirci incontro, sicuramente di ascoltarci. Quindi stiamo studiando il da farsi adesso sui vari. Questa è una buona notizia, comunque. Sì, abbiamo le chat, abbiamo anche una videoconferenza, insomma, ci Oh, siamo attivati anche noi. buono. Francesco Bonanno, che lo sentiremo nelle prossime live. Anche lui è un operatore del turismo. In realtà lui si occupa di noleggio di biciclette elettriche. Legato appunto al settore del turismo, lui ci dice anche turismo cittadino, cioè facevamo riferimento al turismo interno, in realtà anche questo potrebbe essere qualcosa che potrebbe aiutare, cioè degli interventi fatti e mirati magari alla città di Palermo, alla città metropolitana di Palermo, ecco, cercando di attirare anche dai paesi più grandi della provincia per Allora, tu considera l'autunno. che prima che partisse la pandemia, assieme al sindaco, si era pensato a tutta una serie di iniziative da svolgersi all'interno del Parco della Favorita che il sindaco vuole rilanciare. Quindi un parco assolutamente fruibile in cui le guide turistiche in prima linea, proponevano degli itinerari. Quindi la chianata al Monte Pellegrino spiegata, itinerari guidati dentro la palazzina cinese, dentro i sentieri del parco, e chiaramente questo era un modo per richiamare il turismo cittadino. Tutte queste iniziative sono rimaste in stand-by, sono state tutte pianificate, programmate e interrotte il 3 marzo. Quindi sicuramente questo verrà fatto. Andremo a Le riprendere. andremo a riprendere, forse saranno pure integrate, però siamo tante associazioni, quindi comunque non è una cosa nuova. Il turismo cittadino già esiste da noi, soprattutto in bassa stagione. Quindi bisognerà veramente elaborare itinerari molto nuovi, innovativi per includere sia Senti, a proposito di elaborare itinerari molto nuovi, siccome in collegamento abbiamo anche Salvatore Giambanco, che è un cittadino carinese emigrato negli USA, ma fa la spola, diciamo, fra Carini e Stati Uniti. Adesso in questo periodo non lo so, ma vedremo. Potrebbe essere una proposta quella di elaborare percorsi che coinvolgano anche paesi limitrofi, cioè paesi come Carini, Bagheria, Caccamo, cioè sono paesi che hanno una rilevanza storico-architettonica importante. Proprio per diversificare l'offerta, cioè, potrebbe essere una strada da percorrere proprio all'interno dell'organismo città metropolitana. Allora, noi l'abbiamo fatto già con Bagheria per quanto riguarda il Festival dello Spincione. Abbiamo realizzato con alcuni enti territoriali della città di Bagheria il Treno del Gusto, quindi un treno storico che è partito dalla stazione centrale di Palermo. Questo è stato fatto l'8 dicembre, quindi il giorno dell'Immacolata, e ha portato tutta una serie, insomma, di turisti locali, quindi cittadini anche magari di Palermo e provincia, alla scoperta delle ville di Bagheria. Il percorso poi si è concluso con una degustazione di spincione bagherese, che per ora è considerato prodotto DOC, slow food. Quindi abbiamo cercato, sulla base dell'iniziativa che ha avuto grande successo di Bagheria, di riproporre questa cosa con Termini Imerese. E l'avevamo ideata per la giornata nazionale della guida turistica, che doveva essere alla fine di febbraio,
chiaramente anche là stoppata per l'emergenza Ah, coronavirus. beh, Però questo. l'idea è quella comunque di un po' rendere partecipe tutto il territorio, quindi le Madonie assieme ai loro prodotti di eccellenza del territorio e dalla parte di Alcamo, per esempio, che è un paese che abbiamo scoperto pure da poco con tantissime risorse, la zona di Carini, tutti quanti, chiaramente bisogna trovare poi la strategia vincente. Però sicuramente si farà questo, io credo che ci attiveremo tutti per fare un po' la stessa cosa, cioè chi abita a Catania si attiverà sul fronte orientale, chi abita al centro di Sicilia al centro e noi sulla parte di Palermo, tutto il comprensorio. Quanti siete, le guide, si può dire, quindi certificate? La regione siciliana ha le sue guide certificate. C'è un albo, È un elenco No. regionale, non so attualmente quanto siamo, io ti posso dire che in associazione quanto siamo? Siamo più di 200, soltanto le GTA, perché poi a Palermo ci sono due importanti sigle, diciamo, di associazioni. Noi siamo, credo, circa 200, poi ce ne saranno altre 200 in un'altra associazione, siamo tante. Non so quante a livello regionale in questo momento, perché sono stati fatti i concorsi nel 2017, quindi il numero è aumentato, ma non te lo saprei dire. Ma Comunque tante. allora facciamolo in una maniera diversa. Quante siete quelle che lavorate attivamente, quindi che avete partita IVA, che ci Allora, campate? su 200 della mia associazione, io credo che circa 80, comunque un poco meno della metà, siamo a partita IVA, o forse poco più della metà, che comunque molte sono entrate da poco, quindi nei primi anni magari non si apre subito la partita IVA, magari si apre dopo un anno, 2 anni, è quando si entra a rodaggio, però quasi tutte poi alla fine l'abbiamo aperta, E tu quindi rimarranno. da quanti anni lavori? Io dal 2014 ho fatto l'esame, però ho iniziato a lavorare nel 2015 avanzato perché ancora ero in cantiere sui ponteggi il primo anno come restauratrice, visto che provengo da quella professione, e quindi ero ancora con pennelli e colori in mano. 2015 non ho aperto la partita IVA, diciamo che nel 2016 ho aperto la partita IVA. Cinque anni di E ho sempre lavoro. lavorato, poi la mia vita si è basata su questa professione unicamente. Quindi un lavoro a tutti gli effetti. Va bene, Alessia, niente. Credo che abbiamo dato degli spunti interessanti per chi di dovere, per voi e per chi di dovere, nel senso che qua ci vuole un'attivazione veramente collettiva da parte di tutti, con grande Assolutamente sì. spirito di ripresa. Anche noi, come SEO, social media marketing, comunicazione digitale in genere, stiamo subendo Sì. uno stop perché chiaramente. Il momento è quello che è, riprendiamo, si riprende, No, riprenderemo. assolutamente, dobbiamo soltanto un po' pazientare. Ecco. Infatti, ok, ti abbraccio Va tanto bene, grazie Roberto. ci risentiamo presto. Va Ciao. bene, ciao, grazie, ciao, ciao, ciao.